Siamo al centro sportivo degli Santi in compagnia del mister dei Pulcini della Calcio Club degli Santi, Giuseppe Pagano. Allora mister, come procede il lavoro e quali le metodologie nei confronti di questi giovanissimi ragazzini? Ma il lavoro, c'è tanto da lavorare, la categoria Pulcini si affacciano per i primi anni a un campo. Quest'anno abbiamo sposato il progetto di giocare ad un campo ad 8, quindi non tutti i Pulcini giocano ad 8, ma noi stiamo cercando di fare già un mini calcio, perché non vogliamo che i nostri ragazzi arrivino in una condizione di giocare a un campo a 11 che sia troppo dispersivo e stanchevole anche a livello fisico, quindi cominciamo a lavorare più sulle distanze del campo ed è un grande vantaggio questo. Certo, all'inizio i ragazzi hanno difficoltà, però pian piano, sono già 2 mesi di lavoro che stiamo facendo, stiamo andando bene, c'è un bel gruppo, c'è fiducia nella società e noi qui difficilmente facciamo il selezionato, andiamo più al divertimento, visto che lo stato di pandemia che ci ha portato veramente a fermare questi ragazzi a livello fisico e motorio, c'è tanto da lavorare, ripeto. Anzi, dico, se oggi le nostre nazionali, se oggi le nostre società che si affacciano ai campionati seri hanno difficoltà a trovare dei vivai, dei ragazzi, è proprio questo, perché va cambiata proprio la mentalità e bisogna spronare i bambini a ritornare sul campo e continuare l'attività fisica come se è cresciuto in mezzo alla strada, perché oggi c'è tutto, hanno tutte le strutture, abbiamo tutto, però purtroppo questi ragazzi si perdono molto strada facendo e questo è molto importante. Mister, gli obiettivi stagionali? Ma l'obiettivo, il nostro obiettivo è quello della crescita dei ragazzi, non ambiamo né a tornei, né a campionati, né a coppe, perché ho imparato io, quel poco che ho giocato al calcio, che non si è vinto mai niente, quella coppetta che ti danno è giusto una gratificazione che ti danno del torneo, ma è più un gesto finale, fine a se stesso. Quello che importa a noi è la società, che questo rimane un gruppo serio, che i ragazzi lavorano insieme in gruppo, che vengono in un ambiente sociale e non di stare con gli altri, quindi è molto importante perché parecchi di loro tendono ad isolarsi caratterialmente, quindi il nostro obiettivo è comunque formare i ragazzi, poi ben venga, ci sono dei ragazzini interessanti, ben venga, però ci vuole sacrificio, pazienza e tempo, queste sono le 3 caratteristiche che i bambini devono imparare, da acquisire solo col tempo darà la ragione. Mister, un'ultima domanda, Calcio Club degli Santi, tanta storia per questa società, che rapporto è nato tra lei e la famiglia degli Santi e appunto il segreto per far sì che una scuola calcio regni per tanti anni sul territorio? Certo, questa è una struttura che è in piedi da più di 20 anni, 25 anni forse, ricordo che io ero un ragazzino quando venivo qua sotto la guida del mister degli Santi, perché alla fine sono stato anche allenato dal mister, quindi è stato lui che ha posto le basi in questa struttura qua. Ancora oggi il mister alla sua età cerca ancora di allenare e fa ancora tanto bene, perché con l'esperienza che ha, abbiamo con il direttore generale, con il dottor Bertuccelli, che ci dà una grossa mano. E quindi c'è una struttura da anni che, e non è un caso, che rimane in piedi, perché? Perché si lavora bene, perché, ripeto, è una famiglia e io ho sposato questo progetto già da 3 anni, sono vicino a loro, l'anno scorso ho preso anche il patentino UEFA C per i ragazzi, perché oggi è importante anche essere aggiornati, non basta solo stare sul campo e calpestare il terreno, ma bensì devi essere aggiornati, che bisogna lavorare molto sul lato psicologico di questi ragazzi qua, è fondamentale. Ed è questa quello che porta avanti questo, lo spirito di iniziativa della società, a non abbandonare niente e a continuare sempre per il meglio. Grazie mister e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.